mezzo finale. Bentornati carissimi amici, oggi Gardaland, sapete che ogni anno scendiamo, abbonamento come tutti gli anni, e questo è il primo giro del 2023 dentro Gardaland. Abbiamo scelto questo perché perché era più vicino. Esatto, è stato il primo che abbiamo questo, visto. Questo però io non mi ricordo come si chiama. Chop chop. Chop chop, no, è praticamente il giro col treno degli, del villaggio degli gnomi, che a me piace. Sì, è carino. Beh, avranno ricolorato un po' tutto. Quelli si muovono. Aspetta, avviciniamo. Occhio a non far cadere il telefono. Sì, sì, tranquilla. Non so se si sentirà molto la nostra voce. E purtroppo l'altro lato non si vede, magari faremo un altro giro per far vedere l'altro lato. Esatto, dall'altro lato c'è tipo il dentro sperduto di Gardaland in un pezzo. Ecco, non è un'attrazione molto visitata, come potete vedere, a parte che è presto e a parte che c'è brutto tempo. Gli abbonati lo sanno, meglio venire quando c'è brutto tempo. Ci sono dei funghi, no, delle meringhe. Sull'altro lato. Andiamo indietro il treno alla lunghezza e dopo dove andiamo? Credo ai Corsari o a Jumanji. No. La cosa bella è di questa attrazione è che è rilassante, è carina, non dura molto, ogni volta la si fa. Poi c'è anche una specie di fiume. Sì, ecco qua si vede ancora. Quindi siamo già verso la fine, però è carino, ripeto. Express qualcosa. Qui incontriamo il re degli gnomi, fatto tutto di cioccolato. E siamo arrivati, quindi io vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like, condividere, commentare, schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video e come sempre. Noi vi sentiamo al prossimo video, ciao!